Ciao, bentornati, welcome back to Expanded Dimple Oasis VJ. We changed the name of the channel because it's more relaxing, because it's more connected with our videos. Every time we go in the resort, quindi tutte le volte andiamo nei resort, nelle piscine, nei ristoranti, dove praticamente è un'oasi. Un'oasi dallo stress moderno, il nostro canale, diciamo così. It's an oasis from the modernity stress. So, this is a new series that means it's Monday. I comment and I think in also to change my nickname, like Xmandre VJ, something like that. Quindi, you stana con me? Sì, it's you. Because I upload the spider, giant Huntsman spider in Philippines. Because this is the second more big spider in the world. Because the first is the spider Goliath. That is very big. That they use for movies. So it's the most big is the Tarantula Goliath. That is in South America. Luckily, cioè fortunatamente è in Sud America, because this is very dangerous, cioè only if you touch his skin, I don't know. Quindi invece the Huntsman is very, mamma mia, this is, they use in Harry Potter this, the Goliath bird, cioè they hit birds, it's very big this, irritational. Also, when you touch after that he die for 50 years irritation, cioè still poison for 50 years if you touch. So thanks the Lord is far this. So this Huntsman invece is like a pet, because okay, this that you see is not very big, diciamo that is 10 centimeter. His mama in the jungle can become 30 centimeter. So this is just a little puppy. Comunque, you don't need to have this arachnophobia, you are exaggerating. Spiders are useful, soprattutto the spider that live in the house, is because they want to eat the dangerous animal that are cockroach, cioè gli scarafaggi mangiano, e tutti gli insetti dannosi per il giardino. Quindi questi qua sono amici come le formiche, praticamente. Non mangiano gli animaletti bellini, mangiano gli animali pericolosi, tipo scarafaggi, vespe giganti e roba del genere, che dalla giungla qua ne arrivano un sacco. Quindi anche Music for All e me ha detto davvero spaventoso. Quindi io gli ho detto: ma per caso hai l'aracnofobia? E gli ho detto i ragni sono affascinanti e utili, perché hanno fatto anche da poco una mostra dove usano una rara ragnatela per fare un vestito addirittura, e quindi si può utilizzare anche nel tessile. E poi la ragnatela è così forte, più forte del acciaio, la ragnatela dei ragni. Quindi è come se hanno dei super poteri gli animali, non avete bisogno di averne paura. Ovviamente dovete stare lontani quando vedete animali del genere, non disturbarli e lasciarli andare da soli, perché per esempio questo qua è uscito da solo di casa. Però questi qui sembra che vogliono giocare, infatti una volta mi è saltato a me addosso, ma perché sembra proprio che vogliano giocare. Quindi, Chiara de Martins 921. Wow, this is amazing, love it. Quindi cambiamo video, perché questo Star Reprojector è affascinantissimo, lo uso anche adesso. Cioè, mi entusiasma a fare le reaction con questo, più belle, più speciali. Quindi qualcuno ci sta apprezzando. Perché
sono molto entusiasta di giocare. La voce fuori campo è come se gli esplode la testa con questo ragno, perché non ha mai visto una cosa del genere. Ma qua, guardate, ci sono anche lucertole giganti, cobra, però il cobra è lontano, meno male, perché sono specie comunque pericolose, quindi non ci sono qua vicino, per fortuna. Però in Filippine c'è una famosa isola con più di 7000 specie di serpenti, quindi gli piace giocare. Infatti un ragazzino qua, addirittura quando sono arrivato, ha preso il ragno in mano, mi ha fatto guardare pet, cioè che vuol dire l'animaletto domestico, capito? Per loro Din Din si chiama questo ragazzino. E io ho risposto alla voce fuori campo Spider-Man, perché comunque Spider-Man, cioè tutto il progetto, capito? È un personaggio che ha a che fare con superpoteri mistici, che vede prima le cose, comunque i sensi di ragno, no? Via col tubo, lo stesso sorpreso dal ragno. E io che rispondo sempre, guardate, questo qui è piccolino, perché se vedete la mamma nella giungla, è una roba così gigante, perché comunque, perché dove c'è più ossigeno nella giungla crescono più grandi, invece vicino alle case c'è meno ossigeno, quindi rimangono piccolini. Invece proprio in mezzo alla giungla potete proprio vedere che diventano grandi. È per questo che nel Cretaceo c'erano i dinosauri enormi, perché c'era più ossigeno nell'aria. Rita Stropaghetti, che difficile, è uno scioglilingua questo. Rita Stropaghetti, essere intelligente, perché dire gli scioglilingua è una cosa famosa per essere, cioè diventare intelligente. Io sarei saltata in aria, quindi anche io, a me escono questi gridolini, perché sì, ti dà questa sensazione qui, perché è spontanea, una reazione spontanea che non ti aspetti che ti esce. Anche ci sono ragni, scusate, rospi grandi così, le rane d'oro, che andiamo a vedere nel dettaglio. Quindi ci sono queste ranocchiette, raganelle piccoline, che vi entrano in cucina, nel bagno, sono piccoline quanto un centesimo, diciamo, piccoline, cioè sono carine, quindi prima ce n'erano un sacco nel bagno, e anche queste molto utili, perché mangiano le zanzare. E poi invece a volte proprio potete vedere queste banded bullfrog, cioè che si gonfiano, sono stranissime queste banded bullfrog o Filippine. Poi in Filippine si possono trovare, perché qualcuno mi ha chiesto, ma fai il video che parli di queste cose. Quindi prendo due piccioni con una fava, rispondo ai commenti e ne nasce una nuova serie. E agli animali strani che si possono incontrare in Filippine, come per esempio questa meravigliosa farfalla gigante. One of the world's largest butterfly in the world, there is in Philippines. Quindi io ho fatto anche lo short di questa affascinantissima specie, è meravigliosa, guardate. Quindi ci sono delle specie che non vediamo tutti i giorni in Italia, come per esempio questo famoso tocco, che fa un verso tipo, io non l'ho visto, però lo potete sentire nelle case, diventa una cosa del genere, ma grande. Infatti qua si può vedere la mano, ma diventa grandissimo, un gecko così grande, 30-40 centimetri. E poi fa un verso strano che tipo tucco tucco, quindi potete sentire la sua presenza, perché fa un verso così tucco, proprio lo potete sentire benissimo, che dice proprio tucco tucco. Però è raro
riuscire a vederlo. Comunque questo, se riuscissi a fare il video, probabilmente diventerebbe anche virale, perché no, è rarissimo incontrare un trucco. E sono, non gli piace la presenza umana, si nasconde. Ma sono carinissime, sono più grandi. Comunque vi devono un po' piacere questi animali, hanno una bella paura, perché comunque loro lo sanno. Che bel progetto, davvero bello, sembra un racconto, una fiaba. Maria Cristina Groppo. Sì. E poi è rilassante, anche adesso la sto usando, è anche per mettere l'audio, per guardare i film. È consigliatissimo, perché poi costa solo 5 euro. E poi ce ne sono altre più tecnologiche. Quindi spero che vi piaccia questa nuova serie di reaction. E poi io cerco gli animali, dipende dal video, comunque facciamo una ricerca più approfondita. Penso che vi piaccia anche a voi. Quindi alla prossima, ciao.